Grazie della vostra presenza e mi fa davvero piacere vedervi in tanti questa mattina. Grazie è la parola con cui voglio cominciare questa breve esposizione dei contenuti del libro. Grazie innanzitutto al geometra Pietro Giorio che ha dato lo spunto per realizzare questo libretto. Grazie al Comitato Cittadino di Rottanova che mi ha coinvolto in questa operazione. Grazie all'assessore, vice sindaco, che ha organizzato questi incontri e quindi mi ha dato la possibilità di esporre anche a Cavarzere, di parlare anche a Cavarzere di questo libretto, di quest'opera che è dedicata sì al mulino di Rottanova, ma anche in maniera più ampia al percorso dei mulini da Verona praticamente fino a Cavarzere. Grazie anche a Paolo Spinello che ha creduto in questa iniziativa e a tutti coloro che mi seguono e che mi hanno aiutato a trovare il materiale. Come diceva Graziano, è partito un po' in sordina, diciamo, questo progetto, perché inizialmente volevamo fare una brochure, ossia qualche paginetta in cui raccogliere le varie informazioni che si potessero trovare sul mulino di Rottanova e sulla sua storia. La ricerca è iniziata e per fortuna ho avuto al mio fianco tante persone che mi hanno dato dei preziosi spunti per mettere insieme il materiale. Una di queste persone fondamentali per la mia ricerca è stata il maestro Baldi, che ringrazio. E mi ha dato tanti spunti da cui poi sono partita e ho potuto incrementare il materiale che via via diventava sempre più grande e anche più interessante. Non avrei mai immaginato che sul mulino di Rottanova e anche in generale sui mulini di Cavarzere ci fosse così tanto materiale, sia per quanto riguarda i rimandi storici e quindi ai libri di storia locale scritti principalmente dal maestro Baldi e anche da Rolando Ferrarese, ma anche a livello più ampio. Non avrei mai immaginato che, per esempio, Antonio Cibotto avesse citato il nostro mulino e anche il traghetto in una sua opera. C'è un intero racconto dedicato proprio a Rottanova, al suo passo e al suo mulino, che io ho riportato, sempre grazie allo spunto che mi ha dato il maestro Baldi, in questa pubblicazione. Ma ci sono anche tantissimi articoli di giornale che vanno dalla metà degli anni 50 fino agli anni 70 e anche nel periodo successivo poi all'incendio, riportano la cronaca dell'incendio e anche tutti i risvolti che poi ci furono. È una storia non a lieto fine, purtroppo, quella del mulino, come tutti noi sappiamo. E i motivi per cui il lieto fine non ci fu, li devo ancora sinceramente scoprire del tutto. Però secondo me qualcosa non ha funzionato in quello che doveva essere all'epoca la valorizzazione dei beni artistici e storici del nostro territorio. Ma ne parleremo più avanti. Prima andiamo nello specifico di cosa contiene questo libro. Il libro è diviso in varie parti.